Buongiorno, bentornati alla seconda puntata di Informati, la trasmissione che vuole informare e spingere a informarsi. Oggi parliamo di un particolare eh, servizio, parliamo dell'ISE, dell'indicatore della, situ della situazione economica equivalente. Lo facciamo con Pierluigi Cacqua, amministratore delegato della Servizi Treviso SRL. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti voi. E poi Monica Giomo, la direttrice. Buongiorno, bentornata. Buongiorno, grazie. E Giuliana Maffei, responsabile fiscale. Buongiorno. Allora, eh, abbiamo detto l'ISE, l'indicatore della situazione economica equivalente, istituito nel 1998, è stato poi rivisto l'anno scorso. Ma eh, per Luigi Cacco, intanto prima di andare ad approfondire la materia dell'ISE, eh, che cosa, come si sta muovendo il governo per quelle società o comunque per chi offre in qualche maniera dei servizi al cittadino? Sì, beh, intanto voglio salutare tutti quelli che ci ci stanno seguendo che ci seguiranno perché il nostro spirito è uno spirito di servizio ai cittadini trevigiani, alle famiglie, ai pensionati, e ai lavoratori. E quindi ricordiamo anche che i nostri telespettatori possono chiamarci, il numero che vedete, che vedono in sovraimpressione che è lo 0422 360523. Scusa per Luigi. No, dicevo servizio, anche questa trasmissione, noi la viviamo così, insomma, viviamo questa trasmissione per offrirla ai cittadini che poi speriamo ovviamente diventino nostri utenti e tentiamo di fare ovviamente del nostro meglio per rispondere a queste complicate incombenze. No, la situazione è un po' delicata perché il governo nell'ultimo decreto che ha fatto di fatto ha tagliato a tutti i CAF italiani, e sono tanti, circa il 22% del, del, non tanto del contributo, perché non è un contributo, del pagamento per fare i 730 e le altre cose che facciamo. Se questo dovesse essere confermato, se non viene modificato per tutti i CAF italiani, è una situazione pesantissima che ci mette in ginocchio. Ci mette in ginocchio mettendo a rischio dipendenti, mettendo a rischio insomma tutta una serie di cose, lo stesso servizio che facciamo ai cittadini. E questo è L'appello che faccio, spero davvero che modifichino questo stato di cose. Ecco, vorrei tornare un momento alla puntata della volta scorsa in cui un telespettatore ha chiamato e ha detto, beh, ma io vado in un patronato che mi fa compilare 730 con un costo minore. Eh, qual è la differenza? Esiste una differenza intanto. Uno può fare da sé il 730 o farselo fare da un amico, poi deve per forza rivolgersi al CAF. In quel caso si chiama precompilato, cioè un compilato. Quello non paga comunque nulla quando lo porta a noi. E Per quel 7,30 precompilato, che il CAF fa un lavoro di verifica, fa un, mette un timbro di conformità quindi deve fare, e poi lo invia telematicamente al ministero. Per quel 7,30 lo Stato ci paga, ci dà un contributo bassissimo, che ovviamente a rischio paga voglio dire, le spese, ma quello è un precompilato. Per gli altri che facciamo noi, lo Stato ci paga lo stesso per l'invio telematico e per le verifiche che facciamo. La parte invece di compilazione, ovviamente quella la paga l'utente. L'utente paga ovviamente da noi 30 euro perché gli compiliamo il 730. Ma c'è diversità perché, come in tutto il mondo, c'è poi di tutto: c'è chi si presta a soluzioni dire, non corrette, c'è chi non si assume i rischi o se sbaglia, c'è chi ha dipendenti non regolarmente pagati. Noi, ho già detto, abbiamo 45 dipendenti fissi pagati regolarmente col contratto del commercio, più 150 ragazzi e ragazze che formiamo perché fanno un lungo percorso di formazione e che assumiamo quando c'è la campagna. Quindi tu capisci una struttura che vuole essere regolare, che vuole eh, come dire, rispondere dei costi di gestione, eh, a queste gestione e quindi ha dei costi. Nonostante questo noi abbiamo calmierato il mercato perché comunque il mercato libero per fare un 730 di una persona che non è in grado di farselo da solo avrebbe costato molto di più. Quindi abbiamo spiegato che non c'è nulla di nascosto, ma, ma, non no, c'è no. nessuna truffa, per così che, dire, o oh, anzi, è, è tutto alla luce del sole ci sono dei costi. Anzi, noi beh, lamentiamo che ci pagano poco, cioè per il lavoro che facciamo. Siamo dallo Stato pagati poco e pagati anche con qualche anno di ritardo. E quindi dobbiamo ogni anno fare un fido in banca e anticipare. E anticipare, lavorare con lo Stato non è che sia conveniente, soprattutto per chi lavora bene. Insomma. Va bene. Allora, prima di introdurre per introdurre anzi questa materia, cioè l'ISE, farei una piccola viaggio in quella che è la, la cosiddetta rassegna stampa, cioè eh, quali casi sono emersi, per esempio, sulla, sta, sulla stampa locale? Prendiamo degli articoli che sono apparsi sulla tribuna. Allora, mensa lotta ai furbetti, stangata sui buoni pasto e tariffe agevolate nelle mense comunali alle scuole elementari. L'introduzione dell'ISE, indicatore della situazione economica equivalente per certificare la vera situazione economica della famiglia avvenuta nell'ultimo anno scolastico ha ridotto da 918 a 514 i beneficiari del pasto e questo è un articolo apparso sulla tribuna il 10 settembre 2011. Poi ancora libri scolastici, contributi dalla Regione, sempre anche qui si parla di parametri ISE. Servizio del trasporto per gli anziani, un servizio di trasporto molto economico per gli anziani che devono recarsi negli ospedali di Motte e di Oderzo, eh, qua siamo nel comune di Villorba, e ne può usufruire chi ha un ISE fino a 7.500 euro ai 10 euro perché ha un indicatore superiore ai 15.400 euro, questo è il costo. Buoni mensa, stangata per le famiglie, casiera, scatta a sorpresa l'aumento del 20% alle scuole elementari e medie. Allora, che cosa ci dicono questi intanto articoli? Che l'ISA è un, sicuramente un indicatore importante, perché? Ma eh, l'ISE è sicuramente uno strumento che ormai da lontano 1998, anno in cui è stato istituito, è uno strumento ehm, di equità sociale e quindi sostanzialmente è una dichiarazione che viene redatta proprio per ottenere dei contributi o dei benefici che possono essere nazionali piuttosto che anche regionali oppure addirittura comunali. È chiaro che eh, l'ISE, essendo proprio una dichiarazione, ehm, la si deve compilare in maniera eh, diciamo, eh, da poter rispettare quelli che sono proprio i principi di equità e quindi eh, vanno dichiarati sostanzialmente in questa dichiarazione i redditi, i patrimoni di tutti i componenti del nucleo familiare, poi Giuliana in dettaglio andrà a spiegare. È chiaro che eh, c'è una sorta di responsabilità perché dobbiamo ricordarci che eh, le sanzioni che vengono in qualche modo commisurate dall'amministrazione dall o comunque dalla, dagli enti preposti eh, sono sanzioni amministrative e penali, quindi eh, diciamo che la dichiarazione consente sì di ottenere dei benefici, ma proprio perché è uno strumento di equità, bisogna giustamente anche compilarla in maniera è facile in qualche maniera dare un cioè certificare mettendo dei dati falsi. Ma eh, sì, è molto facile perché eh, poiché proprio eh, si chiama un'autocertificazione a tutti gli effetti, io posso dichiarare tranquillamente un reddito eh, piuttosto che ometterlo, eh, ometterlo in dichiarazione. È chiaro che proprio in virtù dei controlli che vengono effettuati, ehm, è, è preferibile non andare incontro a questo tipo di, di cosa, proprio perché le sanzioni sono molto pesanti, quelle che vengono commisurate. Quindi, non giustamente. Sarebbe, poi non sarebbe ecco, nemmeno giusto. Insomma, no, infatti, perché persone. le persone dire, però, che, dire, dire mondo... che si è poveri per avere un servizio certo. quando non lo si è è una vergogna inaudita. Però, diciamo che non sarebbe il primo, ah, nel forse neanche l'ultimo no, no, caso. Giustamente. No, no, no. No, no purtroppo no, diciamo... no, purtroppo no. Infatti persone che magari si trovano in una situazione di disagio poi eh, si trovano magari a non poter beneficiare o non beneficiare dei contributi proprio perché ci sono di converso altre persone invece che vanno a dichiarare cose non veritiere. E, diciamo... Allora, vediamo quali sono le scadenze, per esempio, dell'ISE che ci aspettano, perché so che appunto eh, per chi vuole fare compilare questa dichiarazione ci sono delle scadenze ovviamente da rispettare. Sì, diciamo che eh, l'ISE è un appunto. Come dicevamo, una dichiarazione che può essere eh, elaborata in qualsiasi momento dell'anno, ha una validità di 12 mesi da quando la si predispone. Ricordo importante che è un servizio gratuito: quindi, eh, qualsiasi persona che si rivolge presso una delle nostre sedi CAF comunque può ricevere la compilazione gratuitamente senza pagare assolutamente nulla. Tra le scadenze, diciamo, è proprio perché parliamo di contributi eh, regionali piuttosto che comunali, ma eh, qui, eh, proprio domani scade ad esempio un contributo eh, relativo alla, alla scuola che è appunto il buono libri che scade il 20 di ottobre poi a fine mese invece abbiamo sempre un contributo legato alla scuola che è appunto il buono scuola e poi ci sono varie scadenze naturalmente in questo periodo proprio scolastico diciamo di avvio magari i contributi più interessati sono quelli dell'università e quindi a seconda dell'università che uno frequenta bisogna interessarsi per logicamente fare entro quella scadenza, eh, la richiesta per ottenere magari la riduzione delle tasse piuttosto che eh, la, il trasporto o altro insomma, quindi le scadenze sono molto varie nell'ISE, bisogna sempre tenersi un po' aggiornati. Come si coordina poi il comune quelle che sono per esempio le agevolazioni rispetto ai servizi comunali con appunto questa? Dichiarazione. Sì, diciamo che noi qui in provincia di Treviso abbiamo fatto un grande lavoro perché ancora nel 1993 i CAF, proprio per dare un servizio migliore ai lavoratori, ai pensionati, insomma alle persone che richiedono questi contributi, eh, abbiamo costituito un coordinamento dei CAF della provincia di Treviso e in collaborazione con l'associazione comuni della Marca Trevigiana abbiamo eh, fatto in modo di redigere una convenzione che ci permette di dare un servizio eh, più veloce e rapido ai cittadini, a seconda di dove il cittadino risiede in quale comune, lui sa che rivolgendosi presso uno dei CAF che appunto hanno aderito a questo schema di convenzione può ricevere il servizio gratuito per la compilazione dell'ISE e ottenere anche la predisposizione se il comune appunto ha dato in convenzione il, il, diciamo, il servizio la domanda direttamente per accedere al contributo quindi diciamo che eh, l'attività che è stata fatta permette al cittadino di passare una volta sola presso il CAF convenzionato e fare tutto poi sarà il CAF che a sua volta nei confronti del comune piuttosto che della regione o di un altro ente provvede ad inoltrargli la domanda quindi si, si possono avere delle riduzioni anche per esempio per alcuni beni di prima necessità tipo che ne so l'acqua sì eh, ecco sempre parlando di, di cose pratiche che sono state fatte qui in provincia di Treviso ehm, è diciamo importante ricordare come anche le organizzazioni sindacali in questo caso anche la CGL stessa, ha lavorato proprio per eh, poter dare ai eh, cittadini delle ulteriori agevolazioni, quali ad esempio l'acqua, proprio lo sconto eh, con l'ATO e anche con Ascotrade. E quindi lo sconto materialmente la persona lo vede poi nella bolletta sia dell'acqua che del gas. Quindi diciamo che il lavoro fatto nel territorio poi si traduce effettivamente in un beneficio per i cittadini, quindi è molto importante. Sì. Persone che, che hanno un reddito basso e che vogliono avere delle riduzioni sul pagamento dell'acqua e del gas, si rivolgono al CAF-CGL: noi gli facciamo la documentazione perché loro abbiano questi sconti. Va bene. Bene, tanta gente, poi, in ancora non lo sa, è bene, eh, è bene ribadirlo. Allora, Giuliana Maffei, esistono. Tante voci di spesa all'interno di una famiglia eh, che possono andare dal telefono all'affitto. Eh, vediamo una slide che è stata preparata dai eh, nostri registi. Vediamo se per caso riusciamo a darle in onda. Ecco, adesso la vediamo. Allora, per esempio, la Telecom. Chi ne ha diritto? del contributo, i nuclei con almeno un precettore di eh, pensione di invalidità civile, pensione sociale o un anziano con età superiore ai 75 anni o abbia un capofamiglia disoccupato. Ecco, prova a commentarci tu un po' le voci di spesa e appunto chi ne ha diritto. Eh, praticamente tutti quei contribuenti che rientrano in questa tipologia eh, evidenziata nella slide, cioè precettori di pensione e invalidità civile che abbiano un ISE uguale o superiore ai 6.713,93 sì. euro, possono... Ehm, quando hanno appunto elaborato il calcolo dell'ISE e si ritrovano dentro a questo parametro chiedere una riduzione del 50% del canone mensile della telecom. Per cui vengono presso i nostri uffici, gli elaboriamo l'ISE e dopo provvediamo noi a inoltrare la documentazione necessaria a mezzo fax alla telecom. Il bonus energia, lo stesso vale per... Sì, ah no. allora il bonus energia e il bonus gas sono delle agevolazioni nazionali, per sì. cui sono uguali in tutto il territorio nazionale e sono delle agevolazioni che si possono usufruire direttamente nella bolletta eh, dell'energia oppure nella bolletta del gas. Per quanto riguarda il bonus energia, varia eh, appunto come specificato: là, dai 60 euro ai 135, a seconda della composizione del nucleo familiare. Deve. Per quanto riguarda invece il bonus gas, dipende sempre da quanti sono i componenti del nucleo familiare e poi anche dalle zone climatiche. Le zone climatiche vanno dalla A alla F, ad esempio, noi a seconda ovviamente della. Ehm, di necessità quanto? di riscaldarsi più o meno Noi ad esempio qua a Treviso siamo in zona E, mm. e Quindi abbiamo una buona necessità di... Cioè si va... Eh sì. Sì, cioè, cioè là il minore come procede? Sì, là la ad scala. esempio la Sicilia, la E siamo noi E la F sarà Trentino, le zone di alta montagna Perché hanno Quindi un dispendio Quindi ci posizioniamo di... su un livello di un territorio abbastanza freddo sì. Sì. Per cui l'agevolazione sì, è anche gas. più alta gas si aggiunge all'accordo provinciale. Cioè, sì, L'accordo la, provinciale si aggiunge a questo. La cioè scotrada che... è uno sconto, questo ah. è un contributo. Perché sono non vanno in contrasto, sono due cose nettamente Quindi diverse. Quindi si possono accumulare. Sì, 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 perché hanno cioè, delle vi delle faccio una domanda: meno. questi valori ISE, secondo eh, non so se si possa dare una valutazione, però mi sembra un po' bassini. esatto sì. Però sì, sono molto bassi. Però l'ISE allora. L'ISA, che indicatore situazione economica, è la fotografia della situazione reddituale del nucleo. Però eh, questa mh, fotografia, questa valutazione economica varia dal numero di componenti in nucleo familiare e da alcune situazioni particolari. Per cui, se io ho un ISE con una S sola di 15.000 euro, sì. 30.000 euro e sono unico componente, sì. il mio valore viene diviso per uno. Per uno. Se siamo in eh, tre o quattro componenti, è variabile: può essere diviso per 2,04, 2,57. A questo poi subentrano delle maggiorazioni sempre sul, valore, sul coefficiente di equivalenza che possono essere ad esempio se all'interno del nucleo familiare c'è un componente con una invalidità uguale o superiore al 66%, questo coefficiente ad esempio nel caso di tre componenti, invece di 2,04 è 2,54. Quindi praticamente più figli ho, più ovviamente riceverò sì. delle contributi. L'ISE è più basso, Lisa di più solito basso queste perché... sono famiglie con diversi figli. Con diversi figli, quindi famiglie numerose insomma. Sì. Sì, sì. Va bene, continuiamo allora uh, a vedere l'assegno per esempio per uh, maternità. Sì, l'assegno per maternità allora anche questo è un, un contributo eh, a livello nazionale e viene dato a tutte quelle mamme che non lavorano o hanno un lavoro ridotto, a tempo parziale ma molto ridotto, per ehm, come si dice, aiutarle nelle spese che subentrano al momento della maternità. Questa domanda... Proprio può... oggi sul Corriere della Sera c'era un articolo che diceva che lo sviluppo del nostro paese forse ehm, si avrà solo quando si faranno più figli e tutte le donne lavoreranno. Eh sì. Chissà. Eh Perché Bene. ci devono essere più aiuti, per Perché ci paura, devono essere più aiuti. Non ho capito se Perché, vogliono lavorare, cioè, farle lavorare anche quando più. stanno partorendo, cioè, bisogna capire eh, questo. Bisogna eh. capire, in effetti. Bisogna <ride> capire qual è la chiave. No, no, eh, l'idea è giusta, ma ci vogliono ovviamente i servizi e la struttura mm. che regge, voglio dire, questa... Andiamo avanti. Okay, allora. L'assegno maternità quindi diceva un aiuto alle mamme che non lavorano e possono richiederlo tutti quanti, tutte le mamme, anche le extra comunitarie, a condizione che abbiano la carta di soggiorno. Ok, la domanda va fatta entro i sei mesi dalla nascita del bambino. Del bambino. Eh, per, questa, per questo tipo di agevolazione, noi abbiamo delle convenzioni con alcuni comuni. Sì. mentre per, per esempio? Eh, Adesso vuole sapere Oddio. dei comuni? Sì, quali comuni possono essere più o meno, sempre della provincia. Mi comunque. viene in mente Santa Lucia di Piave. Santa Lucia di Piave. Sì. Quindi chi <ride> abita Santa Lucia di Piave può, sa che viene può. viene da noi, noi dobbiamo fare l'ISO. cosa ovviamente, perché il comune de decide se aderire o meno quindi, anche un appello ai comuni di aiutare in qualche maniera queste sì. mamme. Pensate alle mamme che lavorano? Forse che... penso che sia anche dovuto al quanto personale ha per poter elaborare queste domande: ai fondi che... e ai fondi, quindi, mm. ovviamente, anche i costi di gestione. Adesso sì. sappiamo che con i tagli che ci sono stati anche agli eh, enti locali, questo indietro. diventa ovviamente eh, a ricaduta. Lavoro. Quando si dice i tagli agli enti locali vanno a incidere sui eh. servizi, questo significa Cioè <ride> significa che i comuni non hanno i soldi per poter accedere a determinate esatto. strutture che, che danno dei servizi eh, sì. è anche questo. Allora potremmo dare sì, le, con le di tutti i comuni potremmo dare di tutti sì. i comuni, certo va bene. Eh, cambiamo allora la schermata perché c'è un'altra grafica sempre elaborata dalla nostra regia. E adesso vediamo l'affitto, per esempio, sì, la altra voce di spesa importante per tanti giovani, sì. per tante persone la che anche non, non possono acquistare casa. No, allora l'affitto è un bando definito annualmente dalla Regione Veneto, mh, sarebbe un fondo sociale per gli affitti. Quest'anno il bando si è chiuso a fine maggio e il limite ISE era di 14.000 euro, il limite massimo, tra virgolette, perché poi è difficile che prendano questi importi, del contributo era di 2.200 euro um. mh, sì, ciascuno. Poi dipende sempre da quanti soldi vengono stanziati, da quanti richiedenti ci sono, per cui è modulabile in base E qui il valore dell'Ised è di 14.000 euro, sì, indipendentemente da quanti. Però qua è un numero. calcolo, io vorrei dire: l'ISE ha un calcolo particolare, perché non, non è come. Sì, no, no, per certo. cui io qua ci sono certi parametri, certi valori che sono fissi, altri sono oggetto di calcoli particolari. E a tal proposito vorrei dire che, proprio in merito di quello che sì. ho appena detto. Tante volte i cittadini si autoescludono da fare eh, certe richieste sì. perché fanno dei calcoli approssimativi. Quello che noi consigliamo sempre è di passare dai nostri uffici e provare almeno una volta a fare il calcolo dell'ISE perché non è, non è un mero calcolo. Perché magari calcolo... si, si sì. mh, rientriamo fanno... in alcune categorie non sappiamo di rientrarci e alcune sì. voci insomma... Alcuni contributi potrebbero arrivare. Sì, infatti, in virtù anche di quello che dicevo prima, è una somma di redditi, ma poi subentrano una serie di, di fattori, fattori, che è la, la composizione del nucleo, poi ad esempio ci sono delle franchigie su quel che può essere il patrimonio immobiliare, sul patrimonio mobiliare... Per esempio mobiliare, le giovani coppie mi viene in mente, sì. cioè chi è in affitto ed sì. è giovane mm. ha un contributo. Allora, l'ISE qua è abbastanza basso per una giovane coppia, perché dovrebbe essere un monoreddito. Un Di monoreddito. solito, se sono nuclei ridotti mm. deve essere un monoreddito. Quindi se sono in due che lavorano e sono giovani, no, è se invece sono in due abbiano. che lavorano e hanno che ne so, due figli e là bisogna vedere anche il tipo di reddito, se mm. hanno dei conti correnti, bocci, CT, tutte quelle cose là. È difficile, cioè è difficile sì, identificare. No, però è giusto per fare degli esempi per dire, le situazioni sono diverse, cerchiamo di fare questo calcolo. Allora, secondo me uno che lavora hanno... con due figli, qualche agevolazione ce l'ha, sicuramente ce l'ha. Sì. Quindi attenzione, Allora, andiamo avanti. Social card, la famosissima Social card che è arrivata mm -hmm. nelle case di tutti i pensionati e che poi non si sa più che fine abbia allora, fatto la social, beh, per la social car mm. noi elaboriamo solo il modello ISA, sì. per cui tutto quello che compete è stato un grosso boom all'inizio tutti volevano fare questa richiesta però poi chi ha usufruito dell'agevolazione sono ben pochi quindi è un fallimento questa social car eh, di sì. Sì. potrei <ride> dire anche di sì ma noi l'abbiamo detto in tempi non sospetti non lo diciamo mm. dopo se andate a guardare quello che la CGL, il sottoscritto, lo CGL ha detto, eh, quando hanno fatto questa cosa abbiamo detto che era una stupidata. Era una stupidata, primo perché la, eh, hanno no, fatto... Ma qualcuno ci ha fatto la spesa con questa società. Sì, socialità. ma certo che qualcuno, sì, ma adesso, sì, sì. A, per a dirti, adesso sì. stanno chiedendo la restituzione di una serie di soldi perché sembra che molte persone non ne avessero diritto, c'è sempre la complicanza di certo. eh, qualcuno. La richiesta gliel'hanno data. I numeri che davano, che arrivavano alle poste, sembravano tantissimi, noi dicevamo che non sono tante, ma perché hanno fatto la carta dei poveri e non hanno seguito la strada che aveva fatto il governo Prodi, non per fare pubblicità, ma perché, è giusto dirlo, che aveva fatto la famosa quattordicesima. No, no, e no, ognuno no, no. no. ha proprio, cioè, la, la propria idea, la propria, le proprie sì. strategie e valuta no. che magari una strategia di un governo rispetto ad un'altra, no, no. cioè magari ci sono persone che effettivamente hanno usufruito della Socialcare. Ci sono, per, sì, ma hai fatto discriminazioni e mm. hai dato un'etichetta di povero a chi ha della dignità. C'è solo delle persone che non hanno voluto la social card. La dignità viene ancora prima della ricchezza e della povertà. Chiaro? Allora io dico, se devi dare qualcosa e noi lo rivendichiamo che bisogna dare a chi non arriva fino a fine mese, a chi ha pensioni da fame, bisogna dare, ma bisogna dare con dignità e dare anche garantendo nel tempo questa cosa. La quattordicesima famosa, che era stata data a, a, a pensioni basse, doveva essere continuata. Il governo poteva far meglio di Prodi, ma doveva continuare una strada per cui io davo qualcosa a chi ha poco, ma glielo davo garantendo la dignità e la continuità. Non è così. Va bene, allora continuiamo con le voci di spesa. Buono scuola. Sì, buono scuola è sempre. Che un... non vediamo nella grafica semplicemente perché eh, non abbiamo dei. Eh, Chiari riferimenti sul chi ne ha diritto, il valore ISE e i contributi, però c'è tra le voci. Sì, no, allora il buono scuola è sempre un contributo a livello regionale e è per eh, aiutare quelle famiglie che sostengono delle iscrizioni a rette di frequenza. Qua è, è difficile definire perché mm. ci sono diverse fasce sì. e qua ci sono anche delle agevolazioni particolari per... Eh, bambini disabili che sostengono delle spese per eh, l'insegnante di sostegno in ambito scolastico. E ci sono diverse fasce mh, per cui è difficile adesso star qua a definirle, anche per questo caso direi di passare nei nostri uffici per verificare se vi sono i requisiti o no. Comunque la scadenza. È il 3 dell'11. Per quel che riguarda il Buono Scuola, purtroppo eh, inizialmente il bando regionale aveva richiesto un ISE con i redditi 2009. Sì e Solo in corso d'opera, al 27 del 9 o ai primi addirittura di ottobre, è stato richiesto per fare, richiedere questa agevolazione che l'ISE fosse coi redditi 2010, perché effettivamente io non posso elaborare un ISE con dei redditi diversi da quelli in corso. In quell in okay. corso. Eh, volevo chiedere una cosa per Luigi Cacco. Eh, Leggiamo questo articolo della, della Tribuna che dice, buoni mensa, stangata per le famiglie, Casier scatta a sorpresa l'aumento del 20% alle scuole elementari e medie, stangata appunto sui buoni mensa, proprio perché stiamo parlando di questo tipo di agevolazione. Perché sono tutti i genitori su piedi di guerra e questi buoni track a un certo punto sono lievitati, il costo di questi buoni è lievitato? Ma io penso che eh, sia sotto gli occhi di tutti che i tagli che le manovre del governo hanno fatto e che purtroppo faranno ancora, stanno mettendo i comuni in una situazione di grandissimo disagio. Non c'è solo un problema di buoni pasto. Pensa a una coppia che ha un figlio e che deve mandare suo figlio alla scuola materna, all'asilo. Pensa a quanto deve pagare. Cioè una volta parlavamo dei servizi ed è sempre peggio. E questa è insomma una delle questioni pesantissime su cui noi battagliamo. Le famiglie sono sotto pressione da tutte le parti, non solo i figli sono precari, ma i servizi non ci sono, sono sempre meno. Parliamo di federalismo. Ma magari venga, venga un federalismo vero, un federalismo in cui l'ente locale, non piccolo ma anche aggregato, possa gestire le sue risorse. Così il governo scarica sul territorio e la politica è lì che tergiversa senza dare, senza dare ai cittadini dire, quella sicurezza che, che sarebbe oggi necessaria in una situazione di crisi quindi i buoni pasti stanno dentro in questo, purtroppo è la battaglia continua L'esenzione ticket e farmaci, torniamo un momento alle nostre esenzioni e eh, al nostro ISE Eccolo qua Sì, l'esenzione dei ticket farmaceutici diciamo che è la più gettonata in questo momento nei nostri uffici perché appunto è dal primo di ottobre che è possibile fare rinnovi per questo tipo di agevolazione oppure per fare le domande nuove. C'era stato un attimo di, di pausa con quel che riguarda l'esenzione ticket. E le persone che possono sì. avere questo tipo di agevolazione sono quei cittadini che hanno un ISE uguale o inferiore ai 12.000 euro. E praticamente consiste in nel, nel non pagare i 2 euro che si hanno sulle ricette. Sulle osse. ricette. Velocemente vediamo gli assegni di cura perché siamo in chiusura. L'assegno di cura eh, noi per questo facciamo solo l'ISE. Poi è a cura, siccome è una cosa molto particolare, è a cura del, dell'assistente sociale o da chi è preposto provvedere a fare la domanda. I limiti sono di 15.738,28 e questo è un aiuto a quelle famiglie che assistono in famiglia invece di mettere in un istituto delle persone non autosufficienti. Monica è una battuta in chiusura? Sì, eh, ricordo a tutti di passare presso i nostri uffici per fare l'ISE perché comunque in ogni caso il servizio è gratuito e è possibile comunque ottenere delle agevolazioni che comunque insomma sono soldi che fanno comodo in questa situazione di difficoltà. Allora io ringrazio davvero Pierluigi Cacco amministratore delegato della servizi sì, Treviso SRL per, es per essere stato con noi. Noi, grazie grazie a, grazie a Monica Giomo, direttrice, e grazie a Giuliana Maffei, responsabile sì, sì. fiscale. Grazie. Eh, informa informati, informati finisce qui, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. thank <laughs> you